l'uomo con una moneta in mano? Nel 1941 aveva 10 lavanderie automatiche in Texas. E viveva a Waco, Texas. Si dice Waco o Waco? Si sente Waco, ma Waco è più corretto. Ecco, poi ti dimenticherai di averlo. Sì, ma mi rovinerà tutto il look. Ci ho messo tanto. No, che non lo rovina. Sembrerà un bottone. La mia pelle di coyote. È il bello di questi microfoni. Ti dimentichi di averlo. Ti alzerai e te lo tirerai dietro. Quindi mi frena anche. Lo fanno di proposito in questi dannati studi televisivi. Ti alzi e resti bloccato. Conosco i loro giochetti, non sono mica nato ieri. Per quel che ricorda, c'è stato qualche momento durante le vostre conversazioni con Kerouac in cui avete capito come sarebbe andata a finire? Mai. Mai? Ve l'ho detto, una volta ho chiesto a Ginsey, lo sapevi? E lui ha detto sì. E io, perché non me l'hai detto? Avrei raccolto tutti i suoi primi libri, si vendono a $100 l'uno autografati. La prima edizione di Sulla strada autografata vale $500, potevano dirmelo. Già. Nessuno sapeva come sarebbe andata. Tutti si auguravano il successo, ma per se stessi erano individualisti. Quindi tutti gli esponenti della Beat Generation. L'America da sempre favorisce l'individualismo. Sì. E anche presi tutti insieme non erano tanti. Puoi chiamare 4 persone una generazione? 4 non fanno una generazione. Per questo il peso ricadde tutto su di loro. E il mondo della pubblicità se ne appropriò. Ma erano solo ragazzi della stessa età e non facevano parte della loro generazione. Infatti ne erano esclusi e gli altri avevano il potere, avevano i media e tutto il resto. Per questo distrussero il signor Kerouac. Jackie non ci ha detto che aveva una famiglia. Ehi! Mi portano a casa sua e gli fanno: Jackie, che cosa combini? Non ci hai detto che hai una figlia? E lui se ne stava seduto su una sedia a dondolo, davanti al televisore, e guardava una sitcom, con addosso la sua vecchia, fedele camicia. E beveva whisky dalla bottiglia, così, come in trance, a circa un metro dal televisore. E noi siamo entrati e lui si è girato, così, a guardarci, e ha fatto: oh, ciao. Mi ha riconosciuta subito, ma penso che fosse abituato a nascondere i suoi sentimenti a quel punto. Del resto lo faceva da tutta una vita. Penso che la scrittura fosse l'unico modo in cui riusciva ad aprirsi. Quindi, quando li ha sentiti che lo chiamavano dall'ingresso, ha fatto: ah, che era una delle sue espressioni tipiche. Poi sono entrata e l'ho salutato, come farei con un ragazzo al primo appuntamento o al secondo. E mi ha riconosciuta subito. Si capiva dal modo in cui mi guardava. Sapeva che ero sua figlia. Poi ci siamo seduti sul divano e ho colto l'occasione per avvicinarmi e dirgli: mia madre dice che abbiamo le stesse mani. Posso vedere le tue? Mi ha sempre incuriosito perché mia madre ha dita lunghe e affusolate. Era una modella. Io invece ho queste mani tozze da contadina e dovevo averle prese da qualcuno. Così gli ho chiesto se potevo vederle. E lui mi fa: sì, sì. E sì, era incredibile, sembravano identiche. Le sue erano solo più grandi.
Gli abbiamo detto che andavamo in Messico, ma poi saremmo tornati a trovarlo e lui mi fa, sì, vai in Messico, puoi usare il mio nome. E io, no, mi ha detto, vai in Messico e scrivi un libro, puoi usare il mio nome. Ed era il suo modo di dirmi, so che sei mia figlia, puoi usare il mio nome. Quando era arrivato a un punto, non mi piace usare questo termine, però è così. Quando il suo alcolismo divenne cronico, pur essendo chiaramente invecchiato, ricordo che non aveva perso niente della sua bellezza. Però era sempre triste, sempre malinconico. L'ultima volta che l'ho visto, per pochi minuti, aveva la faccia molto gonfia e portava in testa una specie di papalina, però colorata. Conoscemmo Jack quando vivevamo a New York e negli anni era molto cambiato. Quando poi tornammo a New York da St. Louis, ci vedevamo spesso ed era molto triste vedere com'era cambiato in viso per colpa dell'alcol. E perché lo faceva, secondo lei? Me lo ha detto, sono cattolico, non posso suicidarmi, non posso fare questo alla mia famiglia, ma berrò fino a morire. Davvero? Disse proprio così. The topic tonight is the hippies, an understanding of whom we must, I guess, acquire or die painfully. Mr. Jack Kerouac over here became famous when his book On the Road was published. It seemed to be preaching a life of disengagement, making a virtue out of restlessness. The irony is that when the book was belatedly published in 1958, 7 years after it was written, Mr. Kerouac had fought his way out of the Beat Generation and is now, if not exactly orthodox, at least a regular practicing novelist whose 13th book, The Vanity of Deleuze, is widely regarded as his best. Full context of your question. Well, the full context of the question is, are a significant number of Americans, precisely at an age when we enunciated the Great Society... Great Society. I.e. the society that was actually going to introduce politics as relevant in everything. Are they disillusioned, and does this have to do with the growth of the hippie movement? In the first place, I think that the Vietnamese War is nothing but a plot between the North Vietnamese and the South Vietnamese, who are cousins, to get Jeeps in the country. And as for... They're not very good plotters, are they? But they got a lot of Jeeps. Fu interessante perché Jack era davvero ubriaco e in alcuni momenti si distraeva e non sentiva, era annoiato. Pensava ad altro, proprio perché si annoiava. Non gli fregava niente della televisione o del contesto, di quanto fosse istituzionale o non istituzionale. Era se stesso al 100% e voleva solo tornare a dormire davanti al suo televisore. Per lui lo schermo o la telecamera erano la stessa cosa. Era molto schietto su questo, non si faceva nessuno scrupolo a dire esattamente quello che pensava. Yeah, but you don't have to stack the galleries with We Love Daily signs. You don't have to shake down Mrs. McCarthy just because she's, you know, and try to search her purse when she's surrounded by 4 Secret Service guards. You don't have to run people up the wall and smack them down. Well, that's ineptitude. A lot of people say you don't have to publish the kind of stuff. Yeah, but publish in order to love people. Well, then, you know, why don't we just unite with the Russians and dance around? I mean, well, you know, well, I mean, you want to protect... Yeah, you know what my mother calls Humphrey? I don't know. Flat-faced flugy with the Floyd Floyd. Ricordo che la platea al suo funerale era davvero singolare. Da una parte c'erano gli hippie con i sandali, vestiti vecchi, banjo e tutto il resto che piangevano e recitavano preghiere. Dall'altra parte invece c'era la famiglia di Stella, tutti greci vestiti a lutto che sgranavano il rosario. E io e mia sorella eravamo all'altro capo della sala, tutte vestite eleganti, con guanti e cappelli bianchi. È stata una delle esperienze più strane della mia vita. Questa è una mia foto quando avevo circa 26 anni.
Jack e Neil erano di fronte a me. Eravamo in un locale con pista da bowling per bere qualcosa e un fotografo venne e ci scattò questa foto. All'epoca io e Harry Crew avevamo una storia e lui voleva guadagnare punti con me presentandomi il suo miglior amico, di cui decantava la grande intelligenza. Così io e Harry ci vedemmo con Jack a pranzo. Io sono di Grosse Pointe, Michigan, e non ero abituata a come si mangiava a New York. Una volta andammo in una tavola calda e mangiai 6 hot dog con crauti. Jack disse che si innamorò di me quel giorno. Quando incontrai Kerouac, non lo sapevo, ma lui aveva già scritto tantissimo e pare che già non avesse dubbi sulla sua vocazione di scrittore. Invece io non ero proprio interessato a scrivere. Ma lui cercava di convincermi a provarci. Il titolo Il pasto nudo mi fu suggerito da lui. In pratica, una volta arrivò Bill con Jack a rimorchio e fu lui a presentarmi Jack. Ricordo, insomma, mi sembra che avesse qualcosa in tasca che voleva provare, un qualche tipo di droga. Non sapeva esattamente che cosa fosse, penso un qualche composto chimico. Bill pensava che fosse una buona idea parlarne prima con me, così mi ha chiesto se volevo andare da lui con Jack. E ovviamente ci sono andato. Cercavo di seguire le loro conversazioni. Ricordo che si scambiavano brevi commenti ed è così che l'ho conosciuto. Com'era? Ah, era bellissimo, di una bellezza che toglieva il fiato. Un giovane americano fatto e pulito. Credo di averlo già detto, ma sembrava un fotomodello degli anni 30. Non so se rendo l'idea con questa definizione. Ed era deluso? No, era molto virile, con degli occhi bellissimi, proprio stupendi. La prima volta che vi siete incontrati, qual è la sensazione che ne ha ricavato? Su cosa vi siete subito trovati? Ci siamo subito trovati perché eravamo due bei ragazzi. Io ero appena uscito di prigione e lui era sbarcato dalla nave. E Ginsberg me ne parlava molto bene. E quando ha capito che non ero un finocchio, mi ha puntato subito, perché quasi tutti gli amici di Ginsberg erano omosessuali. Era raro trovare un poeta che non fosse una checca e che la pensasse come lui su molte cose. La prima cosa che mi ha colpito di Jack è stata la sua bellezza, quasi da attore di Hollywood. Si muoveva con grandissima eleganza, ma da subito ho pensato che era forse l'unica persona al mondo più a disagio in pubblico di me. C'è un'immagine che ho già usato altre volte. Quando ero alle superiori, io ero molto emotivo e ogni volta che attraversavo la mensa della scuola sentivo, o credevo di sentire, gli occhi di tutti addosso. E allora era come se il cranio mi si spaccasse fino alla spina dorsale. Ecco, io immaginavo Jack che attraversava la stanza con Joanna e Allen e provavo quella stessa sensazione. Jack told me a little earlier was nervous. Are you nervous now? No? Good. Jack, got a couple of square questions, but I think the answers will be interesting. How long did it take you to write On the Road? 3 weeks. How many? 3 weeks. 3 weeks? Geez, that's amazing. How long were you on the road itself? 7 years. 7 years. Man, I was on the road once for 3 weeks, and it took me 7 years to write about it. Or the other way around. I've heard that you write so fast that you don't like to use regular typing paper, but instead you prefer to use one big, long roll of paper. Is that true? Yeah. When I write narrative novels, I don't want to change my narrative thought. I keep going. You don't want to change the pages at the end, you mean? 100-foot-long teletype paper. Oh, teletype rolls. Where do you get them? Huh? Where do you get the paper? Yeah, teletype paper. I mean, where do you get it? In a very good stationery store. I see. When I write my symbolistic, serious, impressionistic novels, I write them in pencil. Oh, yeah? I've seen a lot of your poetry written in pencil, but I didn't realize that's how you worked on the prose stuff. For narrative, it's good. Yeah, I got the most hard question of all, but everybody always puts it to you, I'm sure. I mean, because everybody always puts it to you. How would you define the word beat? I don't mean why not time. I mean, really, is there... sympathetic. Sympathetic? All right.
I asked. Well, about this point, naturally, we planned to have Jack read some poetry. And while looking again through his book the other day, it struck me, it occurred to me all over again, that his prose is extremely poetic. I think it's probably more poetic than that. Who else writes poetic type prose? Thomas Wolfe, I guess. Walt Whitman. Uh-huh. In Specimen Days. Walt Whitman in Specimen Days. I see. I thought you were putting me on there for a minute. Mm-hmm. All right, we'll look into that. And right now, we'll look into Jack Kerouac's On the Road, and he'll lay a little on you. You know, you don't even have to buy these pages. That's right. I'll play the blues as we did in the thing, and we'll see how it works out. Well, a lot of people have asked me why did I write that book or any book. All the stories I wrote were true, because I believed in what I saw. I was traveling west one time at the junction of the state line of Colorado, its arid western one, and the state line of poor Utah. I saw in the clouds, huge and massed above the fiery golden desert of Evenfall, a great image of God with forefinger pointed straight at me. Through halos and rolls and gold folds that were like the existence of a gleaming spear in his right hand, which saith, come on, boy, go thou across the ground. Go moan for man. Go moan. Go groan. Go groan alone. Go roll your bones alone. Go thou and be little beneath my sight. Go thou and be minute as seed in the pod. Go thou, die hence. And of this world report you well and truly. Anyway, I wrote the book because we're all gonna die. In the loneliness of my life, my father dead, my brother dead, my mother far away, my sister and my wife far away. Nothing here but my own tragic hands that once were guarded by a world, a sweet attention, that now are left to guide and disappear their own way into the common dark of all our death. Sleeping in me raw bed alone and stupid, with just this one pride and consolation, my heart broke in a general despair and opened up inwards to the Lord. Ogni opera di Kerouac è diversa. Ogni suo romanzo riflette disperazione e visionarietà. Per lui essere accettato è stato forse peggio che essere rifiutato. E ha ricevuto moltissimi rifiuti nella sua vita. Mallarmé diceva che la poesia è il linguaggio di uno stato di crisi. E Jack è un grande artista visionario. E ogni sua poesia esprime una crisi vera. I romanzi, ma anche le poesie, come Mexico City Blues. Ogni romanzo di Jack Kerouac è un atto disperato e visionario, anche se ammantato di spavalderia. C'è un diverso stile in ogni romanzo. È davvero un bandito della percezione. Le mie opere preferite sono quelle più visionarie e spiazzanti, come I Sotterranei, Il Dottor Sax, Tristessa e Mexico City Blues, che è forse la più grande opera poetica del XX secolo. Certamente il più grande poema sacro. Pensa che Kerouac abbia inventato, in un certo senso, il suo essere scrittore? Ogni scrittore lo fa. C'è la persona. L'io che parla in prima persona singolare e che generalmente viene preso per lo scrittore stesso, ma non è necessariamente così. Ma pensa che sia così nel caso di Kerouac? No, non lo credo. In parte lo era e in parte no. Lui sostiene di parlare sempre in prima persona. Dice, sono una spia nel corpo di un altro e tutte le mie credenziali, dal mio certificato di nascita a tutto ciò che ho scritto, è falso. Ovviamente nelle sue opere mescola realtà e invenzione e spesso la gente crede di leggere un'autobiografia, ma in realtà è un romanzo. Sono perseguitato dalla storia del fondo di investimento che mi ha attribuito. Non è mai esistito e neanche il patrimonio dei Burroughs. Era lo scrittore più fantasioso e creativo che abbia mai conosciuto. In che senso? Cosa intende per fantasioso? Come diceva Louis Armstrong, se non lo senti non potrai mai capire. Voglio dire,
Si riferisce ai personaggi? No, no, l'uso dell'immaginazione all'interno della realtà, o meglio, l'interazione tra immaginazione e realtà è all'origine della letteratura. A parte forse i fratelli Goncourt e quegli esponenti del realismo o naturalismo che oggi nessuno legge più e nei cui libri la personalità, la coscienza e il punto di vista dell'autore non entrano mai nel romanzo. Jack non credeva che la scrittura creativa potesse essere oggettiva, e io concordo con lui. Fu il primo scrittore americano, dopo tanto tempo, a riportare questo aspetto nella letteratura americana. Inoltre, fu uno sperimentatore, un innovatore della prosa, con esiti che possono essere paragonati all'opera di James Joyce. In Jack Kerouac troviamo la stessa visione dell'America che esiste in Tom Wolfe. Forse non è proprio identica, ma è comunque un'America prebellica che oggi non c'è più. A parte forse nelle fermate degli autobus Greyhound in certe cittadine polverose. Pensa che questo sia successo anche nella vita di Kerouac negli ultimi anni? Per finire, c'è un piccolo treno in cui Eugene Grant, l'eroe che Tom Wolfe ha descritto in Angelo guarda il passato, vide il paesaggio dell'America all'imbrunire sfrecciare dal finestrino di un treno. Una pietra, una foglia, una porta non trovata. In Kerouac c'è la stessa immagine dell'America, però vista dal finestrino di un'auto in corsa. 10 anni dopo. Erano passati solo 10 anni. Wolfe scrisse negli anni 30 e Kerouac negli anni 40. Allen può farlo perché... Allen sa cosa succedeva. Era appena arrivato alla Columbia e vide questo bellissimo giovane. Sentì dire che era uno scrittore e diede fuori di testa. Capisci? Burroughs aveva cervello, era stato ad Harvard. Si incontrarono alla Columbia e boom, ovvio che cominciarono a parlare. Non pensavano mica a creare un movimento allora. E io sono arrivato quasi alla fine, tra il 49 e il 50. Now it's jazz. The place is roaring. All beautiful girls in there. One mad brunette at the bar, drunk with her boys. One strange chick I remember from somewhere, wearing a simple skirt with pockets. Her hands in there. Short haircut, slouched, talking to everybody. Up and down the stairs they come. The bartenders are the regular band of Jack and the heavenly drummer who looks up in the sky with blue eyes, with a beard. He's wailing beer caps of bottles and jamming at the cash register and everything is going to the beat. It's the beat generation. It's Bayat. It's the beat to keep. It's the beat of the heart. It's being beat and down in the world and like old-time lowdown. And like in ancient civilizations, the slave boatmen rowing galleys to a beat and servants spinning pottery to a beat. The faces, a face like hunkies in New York. Hunky, whom you'll see on Times Square, somnolent and alert, sad, sweet, dark, holy, just out of jail, martyred, tortured by sidewalks, starved for sex and companionship, open to anything. Ready to introduce a new world with a shrug. C'era un locale con distributore automatico, uno di quei posti che restavano aperti tutta la notte, dove potevi prendere una tazza di caffè, sederti, parlare, guardavi dalla vetrata e magari passava in strada qualcuno che conoscevi e se ti vedeva entrava e ti salutava. E spesso andava avanti così per tutta la notte. Insomma, era un modo sano e tranquillo di passare il tempo e anche di divertirsi. Io e Jackie venivamo ogni sera. Ma certo. Era proprio sotto il palazzo. Li vedevo arrivare a piedi, sempre con dei libri sotto braccio e puntavano dritti verso una tavola calda. Ovviamente ero contento di vederli.
Era accanto all'Apollo Theater, dove proprio in quel periodo proiettavano Chi de Brume, Il Porto delle Nebbie, il film di Jean Gabin che influenzò molto Kerouac, La Kermesse Eroica. Grande film. Il Bandito della Casbah, che ci fece conoscere le droghe dei giovani arabi come la marijuana, il kif, l'hashish e il Nord Africa. In quel periodo si vedevano i primi accenni di quella che sarebbe diventata la psicosi da benzedrina. La gente prendeva così tante anfetamine che Times Square sembrava una via di mezzo tra uno specchio in ombra e un acquario, o un gigantesco atelier metropolitano di pittori, dove ci si incontrava per parlare dell'imminente apocalisse, o di un crollo psichico. È vero? È così? No, sono tutte scuse. Per cosa? Perché la cosa ci piaceva e basta. Eravamo alla ricerca di una realtà suprema. Ma so cosa cercavi tu, anche se non te lo dicevo. Sapevamo che eri molto più esperto di noi, per nulla innocente, forse anche cattivo. E se non cattivo, di certo molto beat. Nel senso che avevi aperto la botola della vita e ti eri ritrovato sui marciapiedi. Una situazione che non avevamo mai vissuto, vivere facendo il protettore di prostitute. Ti ritenevamo il depositario dei segreti di quelle strade di diseredati. Molta gente all'epoca lo capiva bene. Sì. Solo che non sapevano come esprimerlo. Le donne erano così sveglie, anche le ragazzine. Al punto che molte finirono in manicomio. Kerouac non ci arrivò mai, e neanche io, o Allen. Ma c'è gente che in quel modo è finita in manicomio, curata con l'elettroshock. Ed era il 49-50. Succedeva ancora negli anni 70. Sì, lo so, ma allora era uno dei motivi che teneva le donne lontane dalla Beat Generation. Diane di prima non poteva dire sono una di loro. E comunque era arrivata tardi, lei arrivò nel 56 più o meno. Sì. Una delle prime fu Hope, la maestra di Kerouac e Ginsberg. Chi era? Si chiamava Hope ed era una ragazza, aveva 17 anni e sapeva tutto dei mantra, aveva letto Swansea e Lipo, e loro non ne sapevano un cazzo. Conoscevo Kerouac e avevo sentito parlare di Ginsberg. Sapevo che Jack aveva scritto un grosso libro che si portava dietro in una vecchia borsa da dottore, che pesava circa 20 kg. Era il manoscritto del suo primo romanzo, La città e la metropoli. E una sera, o meglio una notte, ebbi l'occasione di parlare con Allen e Jack. Ebbi subito l'impressione che avesse delle qualità che lo distinguevano dalla media dei giovani scrittori nella New York dell'epoca. E cos'era che lo distingueva? Direi che aveva più esuberanza e un approccio più festoso alla vita, con maggiore apertura mentale. E poi aveva scritto questo grosso romanzo, del quale molte persone che conoscevo parlavano benissimo. Quando ci rivedemmo, dopo la sera dei 6 hot dog con Krauty, si sedette e mi scrisse la lettera più bella che abbia mai letto. E fu allora che mi innamorai di lui, ma ero anche molto cinica all'epoca. Ricordo che c'erano i reclutatori della Marina alla Columbia e, dato che ho sempre avuto un istinto per gli affari, vendevo copie di quella lettera a $1 l'una, guadagnandoci.
A chi la vendeva? A tutti i militari che incontravo. E perché? Tutti scrivevano lettere alle fidanzate a casa e io gli vendetti la lettera d'amore di Kerouac a un dollaro l'una. Così potevano spedirla a nome loro. Ottimo. Già. Sedemmo lì e il reading ebbe inizio. La sala era completamente piena. I poeti furono introdotti da Kenneth Rexroth. Non ricordo in quale ordine lessero, ma c'era McClure, c'erano Philip LaMantia e Gary Snyder. Ma la stella della serata, senza discussione, fu Allen che lesse Urlo. Tutti eravamo emozionati. Ricordo che lungo il viale si muoveva questo strano personaggio, un uomo attraente dai capelli scuri. E Peter mi disse che era Jack Kerouac. E ricordo che stava soprattutto all'ingresso, ma faceva anche su e giù per il viale, chiedendo soldi per comprare il vino, perché era consuetudine bere durante le letture. E lui era all'epoca molto più maturo come scrittore di ognuno dei protagonisti del reading, a parte Kenneth Rexroth, che era il maestro di cerimonie. Ma allo stesso tempo Kerouac si sentiva un cane sciolto. Infatti Ginsberg lo aveva invitato a leggere con loro, ma lui si era rifiutato. Preferiva restare defilato. Ed è un po' questo il ruolo che ha mantenuto per tutta la sua vita. Guardare gli altri che occupavano il centro della scena. Descrisse questa cosa nel romanzo I vagabondi del Dharma. C'era Allen e anche Film Whalen, e fu Allen a presentarmi Jack come un meraviglioso scrittore. E a casa di Kenneth, quella sera stessa, Jack ci lesse a voce alta dei lunghi brani di October in the Railroad Earth. E fu un'esperienza magnifica e coinvolgente. Da subito capii in che direzione andava. E dopo parlammo a lungo del buddismo. E Jack stava scoprendo proprio allora, per la prima volta, che c'erano altri buddisti in America. Infatti io, Kenneth e Philip ci sedemmo intorno a lui e dicemmo: «Certo che siamo buddisti, tutti a San Francisco lo sono». Cosa avevate in comune lei e Kerouac? Su quali argomenti vi siete trovati subito d'accordo? Ci piaceva bere. Mi sono divertito molto a bere con Jack. A San Francisco eravamo soliti andare nella parte sud del market, in una di quelle strade, comprare una bottiglia di Tokai, sederci con la schiena contro il muro, a bere dal sacchetto di carta come due vagabondi. E poi tornavamo a Marin County. Creeley mi ha detto che stavano da Locke McGorkle e cercavano di farsi bastare $5 a settimana. Per prima cosa compravano $3 di vino e del ghiaccio. Oh sì, ma avevamo un po' più di $5. Fu un anno bellissimo per tutti. There was a little alley in San Francisco, back of the Southern Pacific Station at 3rd and Townsend. In red brick of drowsy, lazy afternoons with everybody at work and offices, in the air you feel the impending rush of their commuter frenzy. As soon they'll be charging en masse from Market and Sansom buildings on foot and in buses and all well-dressed through working man Frisco of walk-up truck drivers. And even the poor grime-bemarked 3rd Street of lost bums, even Negroes, so hopeless and long left east. And meanings of responsibility and try. That now all they do is stand there spitting in the broken glass, sometimes 50 in one afternoon against one wall at 3rd and Howard. It is all these Milbrae and San Carlos, neat necktied producers and commuters of America and steel civilization, rushing by with San Francisco chronicles and green call bulletins, not even enough time to be disdainful. They've got to catch 130, 132, 134, 136, all the way up to 146.
till the time of evening supper in homes of the railroad earth, when high in the sky the magic stars ride above the following hotshot freight trains. It's all in California. It's all a sea. I swim out of it in afternoons of sun-hot meditation in my jeans with head on handkerchief on brakeman's lantern, or if not working, on book. I look up at blue sky of perfect lost purity and feel the warp of wood of old America beneath me. And I have insane conversations with Negroes in second-story windows above, and everything is pouring in. The switching moves of boxcars in that little alley, which is so much like the alleys of Lowell, and I hear far off in the sense of coming night that engine calling our mountains. But it was that beautiful cut of clouds I could always see above the little SP alley. Puffs floating by from Oakland, or the gate of Marin to the north, or San Jose south. The clarity of Cal, break your heart. It was the fantastic drowse and drum hum of lum mum afternoon, nothing to do. Old Frisco with end of land sadness. The people, the alley full of trucks and cars of businesses nearabouts. Nobody knew or far from cared who I was all my life, 3,500 miles from birth, all opened up and at last belonged to me in great America. And now it's night in Third Street. The keen little neons and also yellow bulb lights of impossible to believe flops. The dark, ruined shadows moving back of torn yellow shades like a degenerate China with no money. The cats in Annie's alley. The flop comes on, moans, rolls. The street is loaded with darkness. Blue sky above with stars hanging high over old hotel roofs and blowers of hotels mooning out dusts of interior. The grime inside the word in mouths falling out tooth by tooth. The reading rooms tick-tock, big clock with creak chair and slant boards and old faces looking up over rimless spectacles bought in some West Virginia or Florida or Liverpool, England pawn shop long before I was born. And across rains, they've come to the end of the land sadness, end of the world gladness. All your San Francisco will have to fall eventually and burn again. Lui era un romanziere, prima di tutto, con una prosa molto poetica. Ma non scriveva poesia in prosa. Rendo l'idea? Sì. No, assolutamente. Lui era uno scrittore di prosa. Nel senso di romanziere? Ma il suo modo di esporre lo definisco poetico. Rendo l'idea, poetico. Ma avete mai visto un poeta scrivere prosa? È terribile, è imbarazzante. Prendete Ushant di Conrad Aiken o di Enormous Room di Cummings. No, vi prego, risparmiatemi. Cos'è che salvò Kerouac? Il suo genio? Che intendi per salvare? Cosa salvò, lui o me? Lui non si è salvato, è morto. Ha mangiato la polvere, è stato schiacciato. Sì, ma voglio capire cosa lo spinse a non scrivere prosa poetica o poesia in prosa. Era sveglio, questo dovete ricordarlo. Era un ragazzo molto intelligente, molto furbo. Si può parlare di genialità? Oh, sì, genio è la parola giusta, ma divino? Non lo so, ed è per questo che sto cercando di creare un campo Kerouac. Penso che nella scrittura ci siano tre stadi, il talento, il genio e poi se fai il fuoricampo sei divino. Non ho capito, se fai il fuoricampo sei... Divino. Oh, sì, bene. Sì, questi sono i tre stadi. Primo, il talento. Tutti dicono, quello ha talento, ma lo usa male e lo spreca. Quando invece eserciti il talento e diventi davvero bravo, ti chiamano genio. Che è un appellativo umano, ma quando il genio diventa divino, attenzione, è il passo successivo. E c'è chi pensa che Kerouac avesse un tocco divino. E lei pensa che... Certo, per la sua influenza. Chi altro è arrivato così vicino all'incipit divino? Che sia luce. Noi potevamo dipingere, fare musica, ma chi dà la luce? Chi è divino? Shelley? Sì, giusto. Ed è l'unico.
Ma cosa intende per divino? È la terza fase della scrittura. Ma ha un senso sacro? No, assolutamente, non è questo, no. È spirituale, intellettuale, in ogni senso. Bellezza intellettuale allo stato puro. Se c'è qualcosa che può salvare, è proprio questo. Chi crea bellezza e la ama, la salva. Om Shri Metraya, Om Shri Metraya, Om Shri Metraya, Om Shri Metraya. The operations of both groups are different, but they're basically mirror images of each other as What happened? There are 14 of us sitting at Keezy's, and here come 15 deputies. One of them was a girl, doesn't count. Yeah. About midnight. Possession of marijuana, I don't know. Neil Cassidy era l'alter ego di Jack Kerouac. E dopo che scrisse il libro, Neil non gli parlò per un anno e mezzo. Non voleva avere niente a che fare con lui. Fu così che Neil divenne un personaggio del libro e la cosa lo uccise. A couple weeks ago, a guy named David Schmuck pulled a Buddhist thing here. He's dead now, right here in the city. What'd he do? He set himself on fire and a little note. This is for all the Buddhists and mysterious things. This is for all the Buddhists? 19-year-old kid, yeah, burned himself alive. Quando Jack iniziava a leggere il dottor Sachs, Neil faceva commenti tipo, sì, sì, Erano così giovani e pieni di energia, e questo dimostra in che modo si sostenevano a vicenda. Ognuno era concentrato sulle sue cose ed erano entrambi concentrati su tutto questo, ma soprattutto si sostenevano. Jack leggeva Proust per conto suo, ma poi ne parlava a Neil. Well, all the extremists, all the civil rights, all the kiddie, anybody on any extreme, on every side, that's right. Gotta have a panoramic view of this thing. The earth's gonna tilt a little bit, natural catastrophes are happening everywhere, all the forms are dead. Jack conosce l'individuo e questa è l'America. Questo paese ama l'individuo e l'individualismo. E lui amava Neil Cassidy come l'individuo americano, il prototipo che conteneva tutta l'America. Come in here yesterday and jumbling and jittery around and so it looked like I was high, so I just let people think I was high. Everybody has forms, everything's known, and then the forms are changing, there's no life in the forms. Life goes where the new forms are, so you're not gonna have this is all hindsight that you're talking about. It's already too late. The Pentagon is taking care of all that. We're doing this deliberately. As far as that goes. The Pentagon is doing what deliberately? Well, I don't know who's running the country. Do you? No, I have no idea who's running the country. Well, then what's that's the whole all point. On? Nobody knows who's running the country anymore. Well, just to enjoy it. Oh, God. For years you've been talking like that. Cassidy ovviamente non era un modello di onestà e buone maniere, ma allo stesso tempo rappresentava il suo ambiente molto bene. Era cresciuto in un quartiere malfamato con un padre ubriacone e pochissimo altro, a parte la sua innata intelligenza e il suo fascino virile. We can all wind up in jail sooner or later, maybe. Unless we're able to say something to clarify the atmosphere a little bit. If only I had a good Pentagon general for a friend, that'd be all right. Dissero che Neil era andato a trovarli qualche volta e che era pieno di energia, sempre in movimento, correva di qua e di là senza neanche andare in bagno. Capite? Andava sempre a mille. Ci sono tante cose nei suoi libri, come quando assume quell'atteggiamento da macho, cose che erano estranee a Jack. Poi incontrò Neil, che era veramente e spontaneamente macho. Faceva lo spavaldo con le donne, ma
Non era tipo da scazzottate. Neil scappava se qualcuno voleva picchiarlo. Ma quella sua baldanza da macho era la cosa che Jack gli invidiava, la naturalezza con cui lo faceva. E Neil aveva anche la stessa umanità compassionevole di Jack, quindi si capivano bene su questo piano. Ma Jack era anche molto strano. Era buffo vederli andare in giro insieme. Di Jack, Neil invidiava l'istruzione, la sicurezza di essere cresciuto nella classe media, di avere un posto nella società, a differenza di lui. So in the last page of On the Road, I describe how the hero Dean Moriarty has come to see me all the way from the West Coast just for a day or two. We've just been back and forth across the country several times in cars, and now our adventures are over. We're still great friends, but we have to go into later phases of our lives. Neil fu chiamato per fare un hold down, così lo definivano. In pratica doveva andare in un'altra città, stare lì per un paio di settimane e fare da guida per un gruppo locale. Prima di partire mi disse: amico carissimo, amore mio, non fate nulla che io non farei. E mi sentii offesa per il solo fatto che avesse pensato che io potessi fare qualcosa quando lui non c'era. E lo fu anche Jack. Divenne tutto rosso e per due settimane neanche ci guardammo. Stavamo zitti, ci evitavamo a vicenda. Si era chiuso in soffitta e non mangiava. Io badavo ai bambini. Insomma, tutti e due ci comportavamo in modo strano, solo per non incontrarci. Un giorno dissi a Neil: lo pensavi davvero o l'hai detto solo perché temevi che succedesse e non volevi passare per cornuto? E lui mi rispose: sarebbe stato bello. E io: va bene, facciamo come vuoi tu e vediamo quanto è bello. Perché ero davvero furiosa. Non è stato difficile stare al suo gioco perché io e Jack ci tenevamo a distanza. Tutto andò bene perché quando Neil tornò da un altro lavoro, che era solo di una notte o un giorno, si accorse immediatamente del cambiamento, così non dovemmo confessare o dire nulla. Dopo mangiavamo tutti insieme, seduti allo stesso tavolo, e Neil tirava delle frecciate a Jack di tanto in tanto. E ne era contentissimo, perché riceveva tutta quell'attenzione che gli era mancata per troppo tempo. Allora facevano a gara per dirmi cose simpatiche e io stavo in mezzo e sorridevo. Non uscivano mai. Stavamo insieme, leggevamo testi di opere teatrali e li registravamo su un mangianastri e ascoltavamo musica. Era bello. Restavano a casa a sorvegliarsi a vicenda. Io pensavo che fosse molto timido con le donne, che fosse difficile per lui. Beh, dunque, io e Jack ci siamo praticamente conosciuti a letto. Davvero? Sì. È nel diario dei Beatniks? Lì è un po' gonfiato. Ci eravamo visti tutti a casa di un mio amico, Fred Herko, un ballerino gay di New York. Invitò Allen, Peter e tutti gli altri a passare la notte da lui nel grande loft. E quando venne il momento di dormire, Allen ebbe l'idea di mettere tutti i letti vicino in modo da passare la notte insieme. Non so se Jack fosse timido, ma probabilmente lo era. Quella prima sera comunque passammo il tempo a leggere poesie, a parlare di danza, di arte e prestando molta attenzione non solo al prodotto finito che avevo scritto, ma al processo creativo. E questo ci riportava all'idea di Jack di scrittura spontanea. Continuava a ripetermi: voglio vedere il taccuino da cui parti, perché pensava che fosse meglio del prodotto finito. Davvero? Sì, ed è questo che ho imparato da Jack nelle poche volte che l'ho incontrato. Mi ha dato molto credito come artista, anche se ero una ragazzina, perché al massimo avrò avuto 21 anni. Jack aveva una vita erotica stagionale, nel senso che non viveva a New York, prima di tutto. In quegli anni viveva a Long Island con sua madre. E quando finiva di scrivere qualcosa e aveva voglia di divertirsi, veniva a New York per 3 giorni o una settimana. Si piazzava da qualcuno, molto spesso da me, e solitamente iniziava una relazione con una donna che durava finché lui non si sentiva in trappola o doveva tornare al lavoro. E allora andava a casa. Sta dicendo che le donne erano secondarie nella sua vita rispetto al lavoro?
Sì, tutto era subordinato al lavoro. Sapeva che non poteva restare in un posto e avere una famiglia. Era il suo sogno e ne parlava spesso. E non credo che lo abbia mai escluso consapevolmente, ma tutte le donne a cui si sentiva più vicino erano sposate e già impegnate, quindi lo rassicuravano. Infatti, in Big Sur, il protagonista si sente terrorizzato perché la sua amante, Billy, lo sta pressando e lui sente di non avere una via d'uscita. Così le dice, sì, ti sposerò, come lui fece con John. È per questo che si trovava bene con chi non lo minacciava, perché sapeva bene, o almeno sentiva, che non avrebbe mai potuto fermarsi e crescere un figlio. Lui non poteva prendersi cura di nessuno. Mi disse, da oggi cambiamo regime sui calzini. E mia madre, che era molto indipendente e determinata, disse, cosa? Di cosa stai parlando? E lui, oggi devi comprarmi dei calzini nuovi. E le spiegò. Poi lei gli chiese di che taglia li voleva e lui, non lo so, me li ha sempre comprati mia madre. Era un continuo rimarcare, come se si aspettasse che lei dovesse fare come sua madre. L'unica differenza era che andavano a letto. Era l'unica differenza. Cosa l'ha attratta di lui all'inizio? Di Jack Kerouac? Sì. Era l'uomo più straordinario del mondo. Perché? Era dolce, meraviglioso, modesto e... Non lo so, era così gentile, simpatico e delicato, sensibile e intelligente. Non ci sono abbastanza aggettivi per definirlo. E come mai avete divorziato? Non è stato un divorzio, ma un annullamento. E quello che ha scritto nei suoi libri è vero, ha dovuto rimandarmi a casa perché mangiavo troppi sandwich. Avete mai provato la vera fame? Guardare nel congelatore e trovarlo vuoto non è facile. Hai mai rimpianto quella decisione? Tantissimo, tutta la vita. Davvero? Certo. Now, Jack, Mr. Kerouac, what I want to ask is this. To what extent do you believe that the Beat generation is related to the... to the hippies, oh, what do they have in common? Was this an evolution from the one to the other? It's just the older ones. Yeah. I'm 46 years old, these kids are 18. It's the same movement, which is apparently some kind of Dionysian movement in late civilization, mm-hmm. and which I did not intend any more than I suppose Dionysius did, or whatever his name was. But although I'm not Dionysius the Areopagite, I should have been. Yeah, that's the point, yeah. But no, it's just a movement which is supposed to be licentious, but it isn't really. Well, now, licentious in what respect? The hippies are good kids. They're better than the Beats. See, Ginsberg and I, and, well, Ginsberg, boy. We're 40, we're all in our 40s, mm-hmm. and we started this, and the kids took it up and everything. A lot of hoodlums and communists jumped on our backs. Mm-hmm. Well, on my back, not his. Mm-hmm. Ferlinghetti jumped on my back and turned the idea that I had that the B generation was a generation of beatitude and pleasure in life and tenderness. But they called it in the papers, beat mutiny, beat insurrection. Words I never used. Mm-hmm. Being a Catholic, I believe in order, tenderness, and piety. Well, then your point was that a meeting, that a movement which you conceived as relatively pure has become ideologized and misanthropic. And generally a movement that was objectionable. No, a movement that was considered what? Pure. Yes, it was pure in my heart.
Lowell fu una fonte di ispirazione per i suoi romanzi, soprattutto per Maggie Cassidy e Dr. Sachs. Fu la fonte di tutte le sue esperienze, che ovviamente furono rimaneggiate nei suoi romanzi, ma spesso parlava apertamente di Lowell. E per me Jack Kerouac non era semplicemente uno scrittore, ma era una sorta di santo, un mistico. Ho sempre creduto in lui. E ha sempre detto di essere stato affascinato dal mistero e dalla religione. Poi, negli ultimi anni, gli ho detto che beveva troppo e che avevo sentito tante cose sul suo conto. Una volta gli dissi: «Jack, non hai paura dell'inferno?» E lui: «Oh, non mi preoccupa l'inferno, ma il paradiso». Poi disse: «Devo bere perché mi serve per l'ispirazione». Ma faceva quasi la vita di un monaco. La sua stanza, nella casa in cui viveva con la madre, era semplicissima. C'era il letto, una sedia, il tavolino e mucchi di carta alti un metro, la sua macchina da scrivere, e poi sopra il tavolino c'era un grosso crocifisso. Ha sempre avuto una grande devozione per il crocifisso. Per questo mi faceva pensare a un monaco, perché viveva così. Lui si meritava l'appellativo di poeta. Bob Dylan, un Jim Morrison, no. Anche se sulla tomba di Morrison c'è scritto poeta. Perché tutti questi cantanti, dopo aver fatto un sacco di soldi, vogliono anche la massima onorificenza? Io lo so. Perché? È semplice. Ci sono due cose chiare. Il poeta è colui che sta con re ed imperatori. Sta lassù in cima. Chiaro? Mentre loro sono i menestrelli. Il gioco è scoperto. Non gli interessa passare per filosofi. Oh, è chiaro. Così hanno capito che i testi sono importanti, ma il loro messaggio diventa ripetitivo, un ritornello. Quale re saggio vorrebbe sentirsi ripetere le stesse cose all'orecchio? Il lavoro di Kerouac come scrittore e creatore di uno stile alimentò le critiche contro di lui. E questo è un aspetto che mi interessa enormemente, perché il suo stile di prosa spontanea era semplicemente la novità più interessante sulla scena letteraria americana dell'epoca, tra gli anni 50 e gli anni 60. Da lì nacque il concetto di prosa spontanea, e Kerouac ci credeva e mise in gioco tutta la sua carriera per giustificarlo e metterlo in pratica, e per uno scrittore fu un atto straordinariamente coraggioso. Pubblicò il suo primo libro, che era molto convenzionale, con uno stile alla Tom Wolfe, e avrebbe potuto scrivere in qualsiasi stile. Il suo obiettivo era diventare uno scrittore di professione. Ma quante possibilità aveva? Così scelse la via più difficile e complessa, sfidando le convenzioni e scrivendo nel modo che più gli piaceva, sapendo bene che qualcuno l'avrebbe chiamato dattilografo più che scrittore. E fu così. Kerouac si metteva in forma prima di questi lunghi tour de force. Dormiva molto, si lavava più spesso e andava anche a correre. Era stato uno sportivo da giovane. Si preparava e si caricava bene, sapendo che poi avrebbe dovuto correre fino a stramazzare. La prese per alcuni libri. Per scrivere sulla strada non lo so, forse, ma di certo per i sotterranei prese l'anfetamina e anche per altri. Si sedeva e scriveva ininterrottamente per diversi giorni. Poi dormiva e riprendeva a scrivere anche per 24 ore di seguito, prendendo benzedrina e caffè con dei brevi sonni. Scrisse così 3 o 4 libri, non tutti. Uno dei motivi per cui si sottoponeva a quei tour de force era che scrivere lo stremava. Chi ha letto il romanzo Big Sur sa che alla fine del libro ci sono 10 o 20 pagine di poesia in appendice ispirata ai suoni dell'oceano. A Big Sur c'era la casetta di Lawrence Ferlinghetti, che era sotto il ponte sul Bixby Creek, un posto di una straordinaria bellezza naturale. La casa di Lawrence era praticamente sotto il ponte, che era decine di metri più su. L'Oceano Pacifico batteva sulla spiaggia lì vicina,
e c'era un piccolo promontorio dove Jack andava e si sedeva proprio di fronte all'oceano a scrivere quello che l'oceano gli diceva. E per me è una delle più significative trascrizioni. Scrive: l'oceano diceva. Pashusa tha shasha thalasa merchant of Missy, old boatman riding through the night, shaboom bashash. Una notte Jack ci portò lì. Ci sedemmo. Credo che ci fosse la luce di un faro, la foschia che volteggiava, in cielo le stelle argentate. E lui lasse la poesia su ciò che l'oceano gli aveva detto, mentre l'oceano continuava a mormorare in sottofondo. Aveva dei piccoli quaderni dai fogli bruni con la copertina in cartoncino e scriveva molto a matita, una cosa che consigliava a tutti. A volte discutevamo sulle dimensioni e il tipo di quaderni. Davvero? Avete teorie sulla scrittura? No, il suo unico consiglio era di tenere un quaderno e una matita per scrivere i pensieri, oppure andare da un dattilografo e farli battere a macchina prima possibile. La sua teoria, o almeno quella che proponeva di solito, si basava sui principi della cosiddetta prosa spontanea. Il primo pensiero è sempre il migliore. Scrivi subito quello che ti viene in mente senza modificarlo. Non so se lo abbia sempre praticato, perché I Sotterranei e Il Dottor Sachs sono romanzi molto elaborati, come tutti in qualche modo. Ma era questo che diceva. Friday afternoon in the universe, in all directions, in and out, you got your men, women, dogs, children, horses, pones, ticks, perts, parts, pans, pools, paws, pales, parturiences, and petty thieveries that turn into heavenly Buddha. I know, boy, what's I talking about, because I made the world, and when I made it, I no lie had a Lucian Midnight for my name and concocted up a world so nothing you had forever thereafter make believe it's real. But that's all right, because now everything will be all right, and we'll soothe the forever boys and girls, and before we're through, we'll find a name for this darn golden eternity and tell a story, too. And, but did you ever read a story as vast as this that begins Friday afternoon with working men on scaffolds painting white paint? And ants merling in little black dens? And microbes warring in your kidney? And mesoroules microbing in the innards of mercury? And microbes dreaming of the ultimate microbehood, which then ultimates outward to the endless vast empty atom which is this imaginary universe? Ending nowhere? Never even born, as Banquet well polled when he ferried his mother over the rocks to twat you tea and people visit his hut to inquire, what other planet features this? And he answers, what other planet? Though the sounds of the entire world are now swimming through this window from Mrs. Macariola's twando and old Polk's home drunk again, and of course you hear the cats wailing in the whale bar, wild bar, wart fence, moonlight, midnight, Lucian, Dolophine, immensity, visions of the Tathagata, seat of purity and womb. And so that here is all this infinite immaterial, meadow-like golden ash, swim-swarming in our enlightened brains, and the silence shifallying in our endless ear, and still we refuse, naked and blank, to hear what the who? The who? To what you? We'll say the diamond boat and persipine, recipine, milltown, heroine, and fac matches the silver ages everlasting, swarm-swallying in a simple broom, and at night you raise the square white light from your ghost beneath the root-drinking tree, and coyote won't hear you, but you'll ward off the inexistent sea devils just to pass the time away. And meanwhile, it's timeless to the ends of the last light year. It might as well be getting late Friday afternoon where we start, so his old sound can come home when works are done and drink his beer and tweak his children's eyes. Definirsi buddista non è come definirsi cattolico o cristiano. Non è un'etichetta che ti colloca all'interno di una setta con una teologia definita. Il buddismo è uno stato della mente, un modo di vedere il mondo, che può abbracciare tutte le altre fedi e spingersi oltre. E in questo senso Jack era buddista, o meglio era sulla via, come tutti i buddisti del resto. Noi non ci definiamo buddisti, ma persone in cammino. Jack aveva divorato tutto quello che trovava in librerie di piccole città.
Non un libro solo, ma tanti. Soprattutto traduzioni di testi in sanscrito. E assimilò tutte queste immagini che poi ritroviamo in Mexico City Blues e soprattutto la scrittura dell'Eternità Dorata, che è pura metafora del buddismo indiano. Jack aveva assimilato tutte le metafore poetiche dei sutra buddisti e su vasta scala. Eoni, ere su ere, universi dopo universi che nascevano e scomparivano, innumerevoli esseri, dagli angeli e agli dei sino ai demoni e ai nani, fino ai mille piedi e alle lucertole, tutti parte dello stesso Dharma. Jack amava queste metafore. In questo era simile al cattolicesimo. Era un cattolicesimo allargato, universale. Charlie Parker looked like Buddha. Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on TV, after weeks of strain and sickness, was called the perfect musician. And his expression on his face was as calm, beautiful, and profound as the image of the Buddha represented in the East. The lidded eyes, the expression that says, all is well. Now, fellas, Leonard says I'm supposed to be the Toastmaster, the sort of the Georgie Jessel of jazz. So, Charlie, I want to award you now the Downbeat Award for the best alto sax man of 1951. Congratulations to you. Thank you. And Diz, this is to you from Downbeat for being one of the top trumpet men of all time. Thank you. Congratulations, Diz. I mean Dizzy, I got a little informal in. You boys got anything more to say? Well, Earl, they say music speaks louder than words, so we'd rather voice our opinion that way. Mi chiedevo, eravate in giro con lui nel periodo che ispirò Sulla strada? Sì, io ero a San Francisco quando lui stava per iniziare il suo viaggio. Allora Ginsberg lo chiamò e gli disse, c'è Gregory lì, portatelo dietro. E lui rispose che voleva andare da solo con Neil, quindi sarei potuto esserci anch'io. Rimpiange di non essere andato? No. Ma quando il libro fu pubblicato, eravate ancora insieme? Ah, sì, io ero ad Amsterdam quando lui tornò, ma avevamo ricevuto una cartolina in cui ci avvertiva della pubblicazione del romanzo. E allora che iniziò a vedere dei cambiamenti in lui? Sì, quando tornai da Amsterdam, lo vidi per la prima volta ubriaco, con la faccia tutta rossa, che si compiaceva di farsi adulare. Fu un colpo da KO per lui. Era già un altro Kerouac. Così presto? Oh, certo. Jack era sempre stato un personaggio schivo, a disagio in pubblico e molto appartato. E questo nonostante il suo bell'aspetto, che unito alla sua notevole fama e reputazione, gli avrebbero permesso di sfoggiare un carisma degno di Errol Flynn, o forse di Peter O'Toole che interpreta Errol Flynn. E invece non era assolutamente così, entrava sempre in punta di piedi.
Una volta eravamo a Los Angeles, non ricordo per cosa, ma forse una cena. Ed eravamo vicini al famoso incrocio tra Hollywood e la Vine. Doveva essere circa mezzanotte, non c'era molta gente in strada. Ci salutammo e non sapevo che sarebbe stata l'ultima volta che l'avrei visto. E all'epoca uno dei comici più importanti del nostro spettacolo era un signore chiamato Dayton Allen, un tipo molto simpatico. Era noto come Don Knotts per essere un po' ansioso, così come Louis Nye era noto per i suoi saluti tipo «Ehi, ciao, Stiverino!». Dayton Allen aveva la caratteristica di dire in ogni contesto «Perché no?». Era un po' il suo tormentone. Quella sera diedi a Jack una pacca sulla spalla, un saluto, una stretta di mano. Poi lui andò da una parte e io dall'altra. E forse 30 secondi dopo, nel silenzio della notte, sentii una voce gridare «Ehi, Steve!». Mi guardai intorno ed era Jack. Una volta che fu sicuro che lo avessi sentito, camminò ancora per un isolato e mezzo e poi si girò e gridò «Perché no?». Forte. Risi molto e fu l'ultima volta che lo vidi. La gente lo riconosceva in tutto il village e dopo la pubblicazione di On the Road sulla strada era difficile restare da soli con Jack. Aveva sempre persone intorno che volevano conoscerlo ed era molto faticoso. E la gente cercava un contatto con lui a livello fisico e le donne volevano solo andare a letto con lui. Ricordo che a una festa una donna mi disse: «Tu hai 21 anni, io 29. Devo andarci a letto io ora». Credo che abbia subito un eccesso di attenzione da parte del pubblico, che pretendeva da lui una qualche risposta. Un certo tipo di riconoscimento, come se fosse Frank Sinatra e personaggi di quel calibro. Ora Jack doveva fare i conti con questa marea di gente che lo cercava per fare sesso con lui, per parlargli, oppure per leggergli dei manoscritti. Lo volevano e basta. In un modo o nell'altro. Sperava, come ogni scrittore, che il suo lavoro fosse apprezzato. Non gli interessava diventare famoso, ma capì che la sua non era fama, ma notorietà, che è una cosa diversa. E qual è la differenza? Hai la notorietà se stai sui notiziari. La fama, invece, è qualcosa di più solido, che infatti molte persone cercano di evitare e hanno difficoltà a comprendere immediatamente, ma va presa molto sul serio. E Jack Kerouac non fu mai preso sul serio da vivo. E perché andò così? Perché non guardavano quel che contava davvero, cioè il lavoro, ma guardavano l'immagine del personaggio, o meglio, un'immagine ricavata dalle poche opere che avevano letto. Continuavano a confondere Jack Kerouac con Dean Moriarty, mentre Moriarty era Neil Cassidy, non lui. Diversi intellettuali ebrei di New York ne avevano paura perché era un goish, un non ebreo, un franco-canadese, un antisemita, un fascista, un buzzurro canadese. Ed era vero, ma anche no. E Jack lamentò una congiura degli ebrei newyorkesi contro di lui. Ed era vero, ma anche no. Era vero nel senso che la campagna contro Kerouac era diretta da Norman Podhoretz, che era l'autorevole direttore ebreo di un'autorevole rivista quasi di destra e reazionaria della medio-alta borghesia ebraica, il Commentary, che era stata la prima ad attaccarlo. Poi gli editori ebrei del New York Times lo stigmatizzavano come se fosse una specie di teppista e lo trattavano con durezza. Detto questo, non credo che ci fosse una congiura ebraica, ma a lui bastava. Chiaramente aveva dato il via ad una rivoluzione culturale senza precedenti e a livello mondiale.
Ma forse non era ancora consapevole. Forse era così, ma di certo era tra quelli che l'avevano iniziata. In che senso? Tutto il movimento beat aveva dato il via ad una rivoluzione culturale planetaria che non aveva assolutamente precedenti, non c'era mai stato nulla di simile prima. Si era estesa persino nei paesi arabi, che avevano società molto chiuse. E poi coinvolse anche i movimenti politici che si stavano affermando negli anni 60. All'inizio il movimento beat non aveva una connotazione politica, ma molti attivisti politici vollero portare certe idee alla loro logica conclusione. Ma Kerouac non sembrava interessato a tutto questo, né lo cercava. No, per niente, era completamente apolitico. Credo che non prese mai parte a una manifestazione né firmò una petizione, eppure diede l'impulso. Come disse Gesù, dai frutti li riconoscerete, non dalle note iniziali. My father, my mother, my sister and I have always voted for Republican. Always. We voted for Hoover. Have you no ambition? I was 6 years old voting for Hoover. The only thing that the type of police state oppression forces on us is that the next convention we're going to have to take 10,000 of us and run naked through the streets with smeared with strawberry preserves or something. I mean, got, maybe I could lick you. My wife, maybe. No, but I mean, it's... It's, you know, they force you into an incredible position in the world when you want to protest or you want to make your voice known in a benevolent way, and yet at the same time you're pushed and clubbed, you know, and you make your you make yourself famous by protest. That's not who does. Not you. Me. No, why? Make myself famous by singing smut. I made myself famous by writing songs and lyrics about the beauty of the things that I did and the ugliness too. You're a great poet. You make yourself famous by saying, "Down with this, down with that. No. Throw eggs at this, throw eggs at that." I hope not. That's not what I want. I cannot use your abuse. You may have it back. Okay. You're a great poet, and we admire you. In fact, it's your fault that we're like. Kerouac ha fatto qualcosa di bello che ha influenzato molti. Ha aperto le menti alla bellezza e quando ti apri alla bellezza acquisti una dimensione spirituale. Ma cos'è lo spirito? Per molti è qualcosa di etereo che sta lassù in cielo. Tutte queste balle celestiali, ma ci credono. Non sanno che lo spirito è una cosa dura e cruda. Vero? È proprio così. È l'unica cosa che sopravvive al corpo, o meglio che resta attaccata al corpo. Capisci? Lo spirito resta sempre con te. Possibile che ci sia anche quando vai di corpo? Io penso che forse... Lo spirito è fatto proprio di questo, di gas o di qualsiasi sostanza vuoi dargli. Lo spirito non ha forma, ma ti prende. Chiaro? E così ti controlla. C'era una grandissima condivisione tra Kerouac e i suoi amici, come Burroughs, Ginsberg e Corso. Allo stesso modo, però, era un rapporto complicato, perché tutti si rapportavano tra loro come scrittori e come persone che avevano vissuto esperienze con le droghe e provato una forma di alienazione rispetto alla società americana. D'altro canto, quello che Kerouac pensava riguardo la sua sessualità e le sue idee religiose e le sue origini lo riportavano a Lowell, da sua madre, a quella società operaia a cui si sentiva legato sul piano emotivo. E infatti era lì che viveva. Quindi, una volta affermatosi come scrittore, dopo la pubblicazione di Sulla strada, e sicuramente nel 1960, questo aspetto iniziava a venire meno. Big Sur del 1961 è certamente il suo ultimo tentativo. Tornò a San Francisco, provò a risvegliare quel tipo di amicizia che aveva quando lo incontrai nel 1955, e non funzionò. Iniziò a frequentare Ferlinghetti, gli Welsh e le donne che giravano loro intorno, ma lui aveva i suoi demoni che lo perseguitavano e la crisi, il delirium tremens descritto in Big Sur, segnò la fine della sua amicizia con gli scrittori dei primi anni. I keep falling in love with my mother. I don't want to hurt her. Of all people to hurt. Every time I see her, she's grown older. But her uniform always amazes me for its Dutch simplicity
and the doll she is, the doll-like way she stands, bow-legged in my dreams, waiting to serve me. And I am only an Apache, smoking hashi, in old Kabashi, by the lamp. La incontrai solo una volta alla fine della mia relazione con Jack, quando l'aveva portata a New York. Prese una casa a Norport, Long Island, e la mise a vivere lì. Lei non amava che ricevesse visite. Non voleva vedere le persone che lui frequentava. E le giovani donne con cui Jack si legava non erano benvenute a casa sua. Non voleva sotto quel tetto una donna che non fosse sua moglie. Andai lì per un fine settimana e la trovai ad aspettarmi. E la prima cosa che mi chiese fu: con quale treno torni? Ricordo ancora la mia ultima visita nella casa dove viveva con sua madre. Credo che fosse a Northport. Stavamo seduti a guardare la televisione e c'era un servizio sulla Germania nazista e sugli ebrei nei campi di concentramento. E sua madre disse qualcosa tipo: non la smettono di rompere e lamentarsi questi ebrei. E poi Jack, o forse ancora sua madre, disse: dovevano farli fuori tutti. E io stavo seduto tra di loro. Non ho detto niente, li ho lasciati blaterare, perché capivo che era una provocazione. Inconsciamente capivo che cercavano di farmi scoppiare. Ma presto, dato che io non rispondevo, cominciarono a beccarsi a vicenda. E non ho mai sentito un linguaggio scurrile come quello usato da Jack con sua madre. Lui la chiamava vecchia puzzolente e vai fuori di qui, vecchia bagascia. Un linguaggio orribile, erano entrambi ubriachi. Perché beveva anche lei? Se beveva, era altrettanto alcolizzata a sentire lui. Ma davvero? So che era un segreto, ma in quegli anni bevevano insieme. E lui diceva che lei era pazza, come mia madre. A volte, altre volte ne parlava bene. Ma più spesso mi pregava di andare via, altrimenti non si sentiva a posto. Diceva: mia madre è l'unica che si prende cura di me, non posso litigare con lei e non posso gettarla ai cani per l'eternità come hai fatto tu. E poi mia madre è completamente pazza e io devo vivere con lei. A me sembravano entrambi pazzi. Ed era come la scena degradata di un romanzo di Zola. Lui stava seduto con in mano l'ennesimo whisky e versava a me e a sua madre dello champagne californiano, che lei diceva essere l'unica cosa che il suo stomaco tollerava. Jack era sempre più ubriaco, ma quando sua madre era nella stanza calamitava la sua attenzione e lui cominciava a parlarne anche in sua presenza. Lei era una donna molto concreta, intelligente e capace e era imbarazzata per l'evidente ubriachezza del figlio, soprattutto quando lui iniziava a balbettare quel che pensava di lei. Gli diceva: Jackie, non parlare così davanti agli ospiti. E lui rispondeva: perché no? Sei l'unica donna che avrei voluto sposare, mamma. Poi lui si alzò, lasciò la stanza e lei cambiò discorso. Mi disse: vieni, ti mostro una cosa. Mi portò vicino alla parete e mi disse: guarda qua, c'erano dei tagli nel muro. Poi mi disse: era così ubriaco una settimana fa che mi ha tirato un coltello. Io mi sono abbassata e si è piantato qui. C'era un gioco di bugie e invenzioni che andava avanti in quella casa e io non sapevo come comportarmi, ma di certo ne avvertivo la forza. Poi lui rientrò nella stanza e stavano interpretando il ruolo di marito e moglie in crisi. Glielo hai fatto vedere? Ti avevo detto di non farlo. E allora io gli ho detto: va bene, buonanotte, ci vediamo domani. Ma non sapevo se mi avrebbero accettata dopo quello che avevo visto. Così me ne andai, con Jack che mi inseguiva nel vialetto per fermarmi. E tornai nella mia stanza d'albergo e la mattina dopo ero di nuovo là, a mezzogiorno. C'era il bucato steso fuori e la casa era immersa nel silenzio. Venni a sapere che aveva ascoltato musica fino a tardi e poi era andato a letto. La madre era rimasta sveglia e nel frattempo aveva lavato i panni e li aveva stesi in piena notte. Una delle cose che ho sempre pensato è che Jack fosse come in crisi perché non riusciva a capire in che modo gestire la sua vecchiaia. Sembra che per lui la gioia fosse legata solo alla giovinezza e non sapeva che fare. La chiamano crisi di mezz'età, vero?
Alcuni sì. Tutti ci arrivano prima o poi. Sì, ma sembra che lui fosse particolarmente legato al ricordo delle cose fatte prima dei 30 anni. Sì. E non trovò mai qualcosa che amasse altrettanto. Penso che si fosse concentrato a ottenere il successo. E una volta raggiunto, non fu in grado di gestirlo. Non dimentichiamo che i media americani sono dei gran bastardi. Possono distruggerti, attribuirti cose che non hai mai detto e far passare una certa immagine di te. Stanne certo. C'è mai stato un momento in cui è arrivato ad odiarlo? Non l'ho mai odiato. O detestarlo? A volte ti faceva impazzire. Perché vi faceva impazzire? Fraintendeva le cose, vedeva congiure inesistenti. A volte, ma può capitare. Nel suo caso, però, il tutto era aggravato dall'eccesso di alcol, che spinge le persone a vedere cose inesistenti. Quali erano queste congiure? Soprattutto il fatto che non era compreso, e non perché si comportava da stupido, ma perché c'era una campagna organizzata per ignorarlo. Questa, però, è una mania ricorrente tra gli scrittori. A volte non voleva più essere accostato alla Beat Generation, perché in quegli anni era diventato sinonimo di beatnik e di hippie. E nessuno di noi aveva simpatia per loro, a parte forse Allen, a modo suo. Ma di certo non io e neanche Jack. And I showed my thumbs down to Ginsberg over there in the back. Oh, he's a nice fella. Yeah, we'll throw him to the lions. Well, what about it, Mr. Kerouac? You're exercised about something, you know, or buy something. Restless is true. You had the right word, restless. That's right. Well, what is it that, that in your judgment, distinguishes the hippie movement from, for instance, or simply a routine radical political movement? Get your question over with. Yes. Movement. No, I interrupted your sentence. Yeah, I say What distinguishes the hippie movement from simply an orthodox, radical, say... Nothing. Adamite movement? Adamite? Mm, there was a Adam? Cause. Adam and Eve or Atom? Adam. I think Adam and Eve. What's an Adam and Eve? What's Adamite? Where well, they all wear their hair long, layers, and caves? Yeah, and sort of back to nature and... Well, that's all right. Exclusive concern for you might have to, in due time, pleasure. After the Adamite bomb. Hey, that was good, wasn't it? Good all the time, boy. Give that man a drink. Hey, Ed, I was arrested 2 weeks ago, and the arresting policeman said, I'm arresting you for decay. What the devil was that? Ancora oggi la sua tomba è visitata ogni giorno da molte persone. Vengono qui a cercarlo, ma non è facile da trovare. C'è solo una piccola lapide, che è a livello del suolo, e su cui è scritto T. Jean Kerouac, e le date. Ma ogni giorno lasciano lettere d'amore, bottiglie di vino, fiori e piume. E la gente viene da molto lontano. Suddenly I turned. Dr. Sachs was standing there. What do you want, Dr. Sachs? I said immediately. Didn't want to hide. Didn't want the shade to overcome me and I pass out. I know that Dr. Sachs is speaking to the bottom of my boy problems and they could all be solved if I could fathom his speech. Came the long, hollow, sepulchral sound of triumphant Dr. Sachs's profound and hidden laughter. I made my own cackle laugh with hands cupped in the excruciatingly exciting dark shadows of Saturday night. How eagerly the youth doth pursue his legends with hungry eye, whispered Dr. Sachs, much amused. Would now the Korans of the grown-up gulpitude make keen misery of that hitch? A hitch will disgust your mind in time. A hitch is called time in prison. You'll come to rages you never dreamed. Me? Says I. Why? He says,
You come to when you lean your face over the nose will fall with it. That is known as death. You come to angular rages and lonely romages among beasts of day in hot, glary circumstances made grit by the hour of the clock. That is known as civilization. You roll your feet together in the tense befuddles of 10,000 evenings in company in the parlor in the pad. That is known as socializing. You grow numb all over from inner paralytic thoughts and bad chairs. That is known as solitude. You'll inch along the ground on the day of your death and be pursued by the editorial cartoon Russian bear with a knife. And in his bear hug, he will poniard you in the ready blood back to gleam in the pale Siberian sun. That is known as nightmares. You look at a wall of blank flesh and fritter to explain yourself. That is known as love. The flesh of your head will recede from the bone, leaving the bulldog determination pointing through the peaked jaw, tremulo jawbone point. In other words, boy, you'll slobber over your morning egg cup. That is known as old age, for which they have benefits. By and by, boy, you'll rise to the sun and propel your mean bones hard and sure to huge labors, great steaming dinners, spit your pits out, aching cock-love nights and cobweb moons, the mist of tired dust at evening, the corn, the silk, the moon, the rail. That is known as maturity. But you'll never be as happy as you are now in your quiltish, innocent, book-devouring, boyhood immortal night. Kerouac, che sospirava per la passione di San Matteo di Bach, è forse l'ultima volta che l'ho visto. È di questo che parlava. Non è scoppiato a piangere, ma aveva le lacrime agli occhi, come gli capitava spesso negli ultimi anni, quando parlava di qualcosa che lo coinvolgeva emotivamente. Sua madre, i suoi gatti, la scrittura, i romanzi, lo stato dell'America, ma soprattutto la musica, o Cristo, in particolare la crocifissione. E lui stava vivendo una sua crocifissione, la mortificazione del corpo. Dipingeva in quel periodo. Negli ultimi 10 anni dipinse una serie di cardinali, papi, croci e crocifissi. E scriveva cose analoghe in prosa e in poesia. La vanità di Dulwas parla di questo. Ma questa conferenza parla della gioia. Ed è questo il dono di Kerouac, più che la sofferenza. Sì, c'è la gioia, ma con le lacrime. E alla fine diventano indistinguibili. Gioia e sofferenza diventano una cosa sola. Perché l'esistenza è questo. E si piange per ciò che esiste, non per ciò che non esiste. Le lacrime sono un riconoscimento dell'esistenza, della bellezza, della mortalità e della tristezza di lasciare l'esistenza. E la sofferenza dell'esistenza così profonda da darci gioia. Esistere ci dà gioia. È questa la sua natura, anche se vivendo soffriamo. Il dolore non è una sofferenza non filtrata. Il dolore è sempre mescolato a qualcosa di maestoso e di ineluttabile, che ci fa comprendere il fine ultimo. Piangiamo perché ci rendiamo conto che questa è l'unica realtà ed è irrevocabile. C'è una sola vita, ed è questa. Pensa che sentisse di non poter più scrivere, che non aveva nient'altro da dire? Il blocco dello scrittore? Non questo, ma che abbia pensato, ho già detto tutto. Sì, questo è vero, lo ha detto. E poi cosa fare dopo? Questo è un buon consiglio per i giovani a cercare un altro lavoro, ad avere sempre una seconda scelta. Se volete fare gli scrittori, trovatevi prima un altro lavoro e scrivete nel tempo libero. Ma un poeta, questo non lo può fare. Può essere solo un poeta e non ha alternativa. O forse ne ha una sola. Il destino del poeta è una libera scelta. Lo scegli tu. Devi esserne consapevole e non avrai la sicurezza economica. Dovrai portare molti pesi gravosi.
ti guarderanno in modo strano a volte. A me non importa se hai i capelli lunghi o corti o se entri in un'accademia dove il talento sarà represso o dove forse vedrai qualcosa di nuovo. E se vedrai qualcosa di nuovo che nessun altro vede, illuminerai le menti degli altri. Allora ce l'avrai fatta. Io sono contento di essere un poeta, perché ho visto cose che nessun altro vedeva e come Ginsey, Kerouac e Burroughs le ho scritte. E per questo la Beat Generation fu un fenomeno. We've just been back and forth across the country several times in cars and now our adventures are over. We're still great friends, but we have to go into later phases of our lives. So there he goes, Dee Moriarty, ragged in the moth-eaten overcoat he brought specially for the freezing temperatures of the East. Walking off alone, and last I saw him, he rounded the corner of 7th Avenue, eyes on the street ahead, and bent to it again. Gone. So, in America, when the sun goes down, and I sit on the old broken-down river pier watching the long, long skies over New Jersey and sense all that raw land that rolls in one unbelievable huge bulge over to the West Coast and all that road going and all the people dreaming in the immensity of it. In an hour, I know by now that children must be crying in the land where they let the children cry. And tonight the stars will be out. And don't you know that God is Pooh Bear? The evening star must be drooping and shedding her sparkler dims on the prairie, which is just before the coming of complete night that blesses the earth, darkens all the rivers, cups the peaks, and folds the final shore in. Nobody, nobody knows what's going to happen to anybody besides the forlorn rags of growing old. Think of Dean Moriarty, or even think of old Dean Moriarty, the father we never found. Think of Dean Moriarty. Think of Dean Moriarty.